Diluvio a Vittoria, classico temporale estivo invece a Scoglitti. Ieri pomeriggio il territorio ipparino è stato investito da una copiosa quantità di acqua piovana che ha ovviamente fatto bene alle campagne dopo mesi di siccità, ma che non è stata per niente gradita da villeggianti e turisti che vogliono godersi l'ultima fetta dell'estate 2016. Qualcuno è stato visto infatti uscire mugugnando dagli hotel, altri invece si sono rinchiusi nelle stanze aspettando il ritorno del sole, che poi è riapparso nel tardo pomeriggio, troppo tardi però, per pensare di scendere in spiaggia. Con questa breve quanto intensa pioggia estiva, proprio la frazione riverasca ha assunto subito il caratteristico aspetto autunnale. Litorale quindi sgombro di ombrelloni e bagnanti, niente motorini e ciclisti lungo la Riviera Lanterna e tutto quasi rinchiuso in casa o nei bar. Anche nelle prossime ore non c'è comunque da stare ottimisti. Il meteo annuncia infatti alta precipitazione, per cui arrivati a fine agosto, in tanti, a Scoglitti, stanno pensando seriamente di rifare valigie e riempire sacchette e ritornare a Vittoria. Alto segnale in questa direzione il fatto che si può ormai circolare liberamente, mentre in molte arterie, soprattutto nelle viuzze, dove si può parcheggiare in tranquillità senza ricorrere a urla e perfino minacce di venire alle mani.